Essere una donna e fare agricoltura in Sicilia significa fronteggiare pregiudizi continui. Significa fare il doppio della fatica. Quest'anno le alte temperature hanno provocato qualche danno al pistacchio. Cioè, questi qua sono tutti pistacchi che purtroppo sono stati bruciati dal sole e che non hanno quindi completato la maturazione. Provoca quindi una riduzione di prodotto. Dalle stime sembra che sia quasi del 30%. Però quello che è maturo sembra di buona qualità. Fare agricoltura sull'Etna significa fronteggiare alcune avversità. In primis il suolo, difficile da lavorare se non a mano, impossibile da irrigare o dare sostentamento alle piante che crescono in arido cultura, avere un microclima speciale, inverni rigidi ed estati calde, giornate lunghe, assolate e notti abbastanza fredde. Penso che queste cose siano uniche di questo territorio. Fare agricoltura biologica a Bronte era un po' un sogno di pochi. Vedi se ne trovi con la punta. Perché poi... Abbiamo cercato di coinvolgere altri, quindi sia avvicinandoli, togliendo alcune paure legate alla coltivazione biologica. Abbiamo, diciamo, costituito una cooperativa. Il nostro scopo era dall'inizio produrre un prodotto di buona qualità, rispettando il territorio, ma anche di relazionarci con i consumatori. Mia nonna mi ha insegnato a riconoscere quando è il momento di metterli nei sacchi. Ne prendono un pugno, si scuotono, se fanno rumore sono pronti da mettere nei sacchi. Negli anni speravamo aumentare la compagine sociale. Ma ci siamo trovati ad avere un produttore in meno e mettere in discussione la sostenibilità economica della cooperativa. Abbiamo deciso di chiudere e di continuare questo progetto all'interno di un'altra struttura giuridica, che è la cooperativa Albero del Paradiso, che ci ha ovviamente accolto. In questo, visto che c'era anche molta affinità sia di forma giuridica che di intenti. Ogni azienda continuerà comunque a coltivare secondo le regole che ci siamo dati, secondo le ricerche e gli studi che abbiamo fatto per portare avanti questo progetto di agricoltura biologica sul pistacchio in particolar modo, ma anche sulle olive e su tutti gli altri prodotti che ogni azienda ha. L'auspicio è sempre di mantenere vivo questo progetto e un domani, che saremo 5, che saremo 7, creare qualcosa di diverso. Per esempio, un'esigenza che noi abbiamo è un magazzino per i pistacchi in guscio, perché se li rubano, certo, quindi tenerli in un posto, qua a Bronte si dice sotto il letto, sei tranquillo, quindi se trovare un posto per tutti non è facile.